Pesce! Pesce! Dog occhio vai! Andiamo! Lo dobbiamo prendere! Muoviamoci! Ma come fa a passare lui dalla finestra? Siamo alle strette! Forse se mi divincolo un po'! Dai, Aldo, mi schiacci le penne! Scusa, non mi dovevo riempire le tasche di barrette al cioccolato! Sta tranquillo, Cicalito! Ti seguiamo a ruota! A ruota! Inseguimento in cortile, segui il raggio per raggiungere Pesce. Salta doppio salto, attacca, arrampicati, dondola di rampino. Ok. Ah, è un livello normale. Acquista potenziatore, super colpo. Addirittura. Ma che fa? E per super colpo intende che faccio più danno e basta. Ah, colpo caricato. Buongiorno. Ma immagino. Colpisci però. Perfetto. Possiamo finalmente far saltare in aria i robottini di quella antipatica. Per un attimo ho pensato gli finisse qua in testa. E immagino che non sia comunque un livello a tempo che richiede di dover seguire Pesce costantemente, vero? Dove devo andare? Devo passare qua sopra? Dove devo andare per passare? Ah, ok, per un attimo ti giuro che non l'avevo capito. Ecco fatto. Madonna, il super colpo. Tanta roba. Allora, facciamo che distruggiamo subito. Ecco. Credo di dover scendere dallo scivolo. Vero? Perfetto! Perfetto, bogliati! Allora, scusami, Chicken. Ecco fatto. Sono abbastanza sicuro che se avessi rotto la scatola qua sopra non potevamo salire. Chicken, però, attenzione. Esatto, ho sbagliato io che dovevo prima abbassarlo, va bene. Questo non ci impedisce di proseguire, vero? Chicken. Ecco fatto, allora. Dentro queste scatole non c'è nulla. Non mi sembra ci sia nient'altro da rompere, quindi proseguiamo. Ah, comunque questa scatola a quanto pare non si poteva rompere, quindi no pericolo, no. Non fare cavolate. Perfetto. Perfetto. Ed eccoci qua. Allora, ecco qua. Andiamo a distruggere la scatola. Che poi io distruggo la scatola, uno perché così niente più robottini rompiscatole, ma soprattutto mi sta antipatico il fatto che quelle scatole delle palle le abbia messe Dina e quindi rompegliele mi fa solo sentire bene con me stesso. Ti sta bene, stupida volpina. Allora, dobbiamo salire qua sopra. Per salire qua sopra, io spero di non perdere nessuna figurina come al solito. Dobbiamo fare il giro da questo lato. Dove sei premi usare il rampino. Ah, buongiorno. Non pensavo che avessimo anche la possibilità di fare il lancio lungo. Allora, ecco fatto. Perfetto. C'è qualche figurina che stiamo abbandonando indietro? Non mi sembra. Cos'è stato il suono qua di vittoria? Ok.
Ecco fatto. Addio stupidi robottini. Dove può essere un'altra figurina? Ho la strana sensazione che a questo livello lo perdiamo, il completamento delle figurine. Non so perché, ho questa sensazione. Se facciamo attenzione, ovviamente otteniamo tutto e anche di più. Sai cosa mi ricorda un po' questo livello, questa sezione di livello? Non ho giocato completamente, cioè non l'ho finito perché non ho avuto modo di finirlo, ma mi ha ricordato il pezzo iniziale di, come si chiama, di Psychonaut, il primo. Allora, ma se io cado in acqua prendo danno? No. Allora, per raggiungere la figurina devo salire qua sopra. Immagino che però per farlo Ah, aspetta. Perché? Perché non me lo fai fare? Allora, aspetta. No. Allora, è palese che il gioco voglia che io salga qua sopra per poi puntare a là. Solo che il prompt di comando dura veramente poco. Preso? Oh, finalmente. Prendila, perfetto. Lo so. Non peraltro le stiamo andando a cercare solo perché le adori. Ecco qua. Ecco fatto, niente più robottini. Dove dobbiamo andare adesso? Allora, tieni premuto, sì, ok. Ah, ok, dobbiamo andare là sopra. Però prima, esatto, che sennò il gioco non mi fa passare. Muori? Ecco fatto. Strano che non ci siano niente di nascosto in ste zone, però vabbè, oh, meglio per me. Ecco fatto. Allora, 1, 2. Ah, ok, yeah. Trampolino zona. Ecco qua. Dai su, che se andiamo a questa velocità forse pesce l'anno prossimo riusciamo a raggiungerlo. Prendi chicken, ecco. Che noi stiamo facendo un giro assurdo e mega lungo per raggiungerlo, quando probabilmente basterebbe andare in strada e seguire la luce e, sai, arrivare là. Perché c'è una fognatura qui? Anche io scemo che mi faccio queste domande. Perfetto. Ah, il rumore che abbiamo sentito prima era il rumore del checkpoint. Ah, ecco perché non sembrava niente che avesse senso nel gioco, perché era un rumore a parte, nel senso. Allora, le ghiande, vabbè, le prendo, ma tanto adesso non ci servono. Qui c'è qualcosa? Le rocce che si possono distruggere a colpi di yo-yo, giustamente. Va bene, prosegui. Ecco qua. Chicken, gira la telecamera, per favore, che sennò io... Tra l'altro, dove cacchio è? Dov'è pesce? Io non lo sto neanche più vedendo. Cioè, lo sento, ma non lo vedo. Boh, vabbè. Lo stiamo inseguendo, ma non abbiamo neanche idea di dove si trovi. Figurine? Niente? Oh, wow, wow. Calmi,
Ah, ok, scusami, lo so che dovevo fare il rampino, ma non me lo facevi fare. Ti giuro, ero lì. Che devo fare? Vai, pollo. Vuoi vedere che una figurina è qua sulla zona in cui dobbiamo saltare? Ok. Questo filo ci apre il tubo, perfetto. E ce n'è un secondo lì da aprire. Questo vuol dire che uno dei due tubi molto probabilmente nasconde una delle figurine. Molto probabilmente, non è detto. Lo sapevo che uno di quelli nascondeva una cacchio di figurina, gioco. Madonna mia. Perfetto. Ma poi perché dovrei tornare? Boh, non lo so. Però il gioco mi dà anche la possibilità, eventualmente, di tornare indietro. Ecco fatto, figurina ottenuta. Robottino distrutto. E la telecamera fa schifo, come al solito. No, ok, questo non si distrugge. Dobbiamo alzare solamente l'ultima grata. Ecco fatto. E possiamo decisamente passare ora. Dite che posso usare il rampino? Ovviamente no. Va bene. Non vedo. Come riprova? Che vuol dire riprova? Non ne sono neanche passato. C'era il robottino delle palle che mi ha... Boh, vabbè, guarda. Riprova, cosa che neanche sono andato avanti io. Vabbè, riproviamo. Ah no, ok, stavo per dire la figurina. Ah, eccolo qua finalmente, pesce. Oh, finalmente la luce la rivediamo dopo, boh, dopo 5 minuti che già io non sapevo più neanche dove era finita. Ecco fatto, addio robottino. Allora, dobbiamo proseguire da questo lato. E fin qua ci siamo. Però devo fare il giro. Dove può essere l'ultima figurina? Addio robottino. Ecco fatto. Uno. E... no! Aspetta un secondo. Ok, no, mi sembrava di vedere qualcosa brillare. Ho pensato fosse appunto la suddetta figurina. Allora, prima triangolo, poi salto quadrato. Ecco fatto. E ecco fatto. Dobbiamo salire sulle foglie per davvero? Sono il mio mezzo di trasporto, talmente pollo piccolo e piccolo e può passare, veramente? Ecco fatto. No! No, e che palle! Già pensavo che sarei morto e avrei dovuto rifarlo. Allora, aspetta un secondo. Ecco qua. Perfetto. Credo di vedere l'ultima figurina. No. Dicevo. Che fai? Cosa stai facendo? Dio mio, il rischio. La paura. Dicevamo, l'ultima figurina. No! Ah no, è il punto di salvataggio, è il checkpoint. Ho visto qualcosa brillare e ho pensato fosse la figurina. Vabbè. L'importante è che non muori. Poi... ecco fatto, perfetto. Ce ne manca una sola e spero sinceramente di non averla persa. Spero solo che non l'abbiamo ancora trovata. Chicken? Ah, ok, e dicevo, perché non vai?
Ok, no. Ma è diventato Sonic Heroes questa parte. Yes! Adoro queste cose! Non mi importa. L'importante è aver preso la figurina. È diventato uno dei livelli di Sonic Heroes. Quello in cui devi scegliere su quale tubo saltare. A parte che è bravissimo Pollo Piccolo, ma sei uno stronzo. Ti ho appena detto sei bravissimo e la prima cosa che fai è cadere. Ecco fatto. Vabbè, andiamo di qua. Ecco fatto. Oh, l'importante è aver trovato subito qual era il tubo con la figurina. Poi, sinceramente, se anche dovessi rifarmi... Sei una merda! Perché non l'hai preso? Porca troia! Tutti i colpi che ti ho fatto fare! Sei uno stronzo, Cicchellito! Maledizione a te! E te li meriti tutti, i pali in faccia! Cioè, tutti i colpi che ti ho fatto fare li hai mancati tutti! Hai mancato qualsiasi colpo! E non sei riuscito a prendere un cavolo di robot che c'avevi davanti agli occhi! Maledizione a te! Andiamo di qua, tanto cambia nulla il percorso. Ecco, era tanto difficile anche prima, veramente. Ecco. Maledizione a te. Ci credo che sei una delle summon meno usate in Kingdom Hearts 2. Ecco fatto. Siamo arrivati? Mi sa di sì. Sì, oh, finalmente.